Ciao a tutti, benvenuti su Make Water D, io sono Christian, Make Water D è il canale dedicato agli hobbisti, fatto da hobbisti, siamo come voi, non vogliamo né essere su né essere giù, siamo al vostro pari, vi portiamo un sacco di video, più di 300, che possono aiutarvi nello sviluppare nuove tecniche o comunque nel realizzare al meglio l'utilizzo della vostra macchina, che sia appunto stampa 3D, CNC e laser. Dunque, a titolo gratuito avete una vasta libreria che può veramente darvi una mano. E per questo che vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri video che appunto vi ho citato e introdurvi oggi alla recensione di questa stampante, una stampante big size, una stampante che vi permetterà di realizzare una stampa 3D che ha le dimensioni di 420x420x480 di altezza. Quindi se siete alla ricerca di una stampante che vi aiuti a sviluppare stampe giganti, ecco, vi serve una stampante gigante. E la Elegoo Neptune 4 Max è quella che fa al caso vostro. 359 euro, link in descrizione. Grazie Jigbuying per avercela spedita. Jigbuying è uno store che ha anche sede in Europa e quindi vi arriverà in 4 giorni tranquillamente, senza dogane e senza grande sorpresa. Detto questo, voglio appunto farvi vedere solo quanto è grande il packaging e poi passiamo a vedere effettivamente la protagonista, perché tanto, come al solito, di me non ce n'è bisogno. Il packaging è così fatto e, ragazzi, questa è veramente una signora stampante e vediamo effettivamente che cosa ci propone. Sono curioso anch'io, andiamo a scoprirla. Vai! Eccola qui, la base della Elegoo Neptune 4 Max. Guardate quanto è grande, è veramente è un portento di stampante. È una stampante che ha come caratteristica appunto 420x420x480, una bella bestiolina. Allora, abbiamo praticamente il telaio dove andremo a, tramite questo sacchettino con un sacco di roba, prendere le viti per poi montare l'estrusore che troverete staccato. E questo vi fa capire anche che con tre viti poi avrete in mano tutto il gruppo estrusore e quindi anche per una manutenzione magari o comunque un controllo è tutto quasi facile, perché si può fare anche a banco. Poi abbiamo altri pezzi dentro appunto alla scatola, le barre di rinforzo della Z, la ventola ausiliaria gigante che andrà a essere posizionata poi sulla base X, il display che è un display che ha poi la possibilità anche di essere agganciato nel suo supportino, ma anche poi comodamente preso in mano e possiamo spostarci eventualmente da quello che è la normale posizione. Non è fisso sulla stampante, ecco questo che voglio dire. Poi, vabbè, la colla e all'interno qui avete qualche ricambio, un altro pezzettino di PTFE, l'USB, insomma, c'è tutto quello che serve per partire. L'importante è seguire le istruzioni che comunque vengono date molto dettagliatamente dall'istruzione base. Eventualmente c'è anche il quick velocissimo, cioè almeno qui in questo foglio che è aggiuntivo vi dicono cosa è necessario fare assolutamente per usarla al meglio e non avere problemi. Però, come dicevo, è molto molto dettagliata come istruzione, quindi anche in base a sì ai pezzi che ci sono da montare, che non sono né tanti né pochi, ma comunque c'è qualcosa da fare, vedete che vi è tutto quello che c'è da fare descritto accuratamente. Importante è questa nota dove ci fanno regolare gli eccentrici, cosa che è sempre ben importante fare se la stampante, come in questo caso, scorre sul profilato e ha le ruote in pom con i relativi dadi eccentrici. Insomma, vedete che c'è tutto, molto molto bella anche come questa finitura che hanno serigrafato tutto i montanti della Z. Vedete qui che c'è una barra LED che poi andrà a far luce alla nostra stampante e poi ce n'è un altro ulteriore qui sotto. Quindi ecco, queste sono le ruote in pom e i dadi eccentrici da andare poi a regolare per far scorrere tutto il carrello e le ruote che siano a contatto appunto del profilato e ci aiuterà poi a non far basculare il nostro estrusore una volta che sarà installato, perché è molto importante che non ci sia questa oscillazione. Quindi se anche voi avete una stampante magari già montata, ve l'hanno data già montato, comunque nel tempo avete notato qualche giochetto, ecco, sono i dadi eccentrici da andare a regolare. Quindi dovete andare a avvicinare il più possibile le ruotine e farle scorrere, che siano quando girano, che non slittino e che siano attaccate
al profilato in alluminio. Bel design, la stampante è veramente gigante, mi soffermo su questa cosa qua, vedete che abbiamo anche qui un sistema di cinghie che poi può essere tirato e andrà poi a gestire quello che è la tensione della cinghia, e anche qui sotto poi avremo i dadi centrici da poter andare a regolare e far scorrere le ruotine sopra questo profilato. Poi abbiamo l'entrata USB normale, l'entrata USB-C, qui poi avremo anche la possibilità nel fianco, o dove me lo sto perdendo, sì, sul fianco qui a sinistra della stampante avremo la possibilità di metterci o il cavo LAN o l'antennina Wi-Fi, quindi andrà anche tranquillamente in Wi-Fi e potremo stampare direttamente dal software in dotazione o OrcaSlicer, e questa è quanta. Allora io l'ho posizionata qua, adesso monterò il tutto, poi l'andrò a mettere nel box, quindi questo box che avevo fatto io in legno, e andrà a fare compagnia all'altra gigante, la Creality CR6 Max, e quindi questo sarà la location dove appunto avrò le mie stampanti giganti in attesa di andare a coprire questo angolo, dove qui andrà poi l'altra LGU che mi deve arrivare, che è la Giga, ma lì poi ne parleremo approfonditamente e faremo tutto dedicato, da quando arriverà poi al montarla e a sperare che stampi. Allora adesso io la monto e poi la metto all'interno e da lì comincerò i fantastici e famosi test. Cassettino molto comodo per andare a inserire quello che sono ricambi eccetera eccetera, e basta ragazzi, è una stampante che parla da sola, nel senso è gigantissima. Dovremo vedere se va anche abbastanza veloce, non dico che vada veloce come tutte le altre piccolette che abbiamo visto fino adesso, però che sia affidabile e quindi poter stampare cose giganti. Comunque fino a 480 insomma diventano delle belle stampe. Comincio a montare, prendo le mie vitine e poi dopo vedremo in corso d'opera. Ah, c'è anche il laghetto per il scloggare eventualmente un clog dell'estrusore, insomma c'è tutto, basta mettersi qui e montare. Dai, le istruzioni le avevo già aperte, quindi si parte dal numero 1 e si prosegue. Con questa stampante, ragazzi, il livellamento automatico è sì automatico, ma c'è anche quello ausiliario a mano, quindi si ritorna con il classico fogliettino di carta e si va poi a sentire lo sfregamento del nozzle e si vanno a regolare le 6 viti che sono presenti in questo piatto. Ce ne sono praticamente due per ogni angolo, per lato, e poi in mezzo al piatto. Quindi fogliettino e mano passerina, poi dopo comunque configurazione guidata, si va dall'1 al 6 per poi tornare a home, e successivamente poi si va a fare quello automatico e da lì poi si aggiusta lo Z-Offs. Insomma, alla fine è quello che serve, sapere anche maneggiare un po' la stampante, siamo troppo abituati ormai a che fa tutto da sola. Questo è il livellamento classico, ma che comunque è forse anche più preciso, perché comunque lo si fa a mano e quindi la giusta frizione è sempre, il livellamento a mano fatto bene è sempre sinonimo di buon primo layer. Fatto il preriscaldo, comincia il livellamento, eccolo qua, e comincia classica home e poi parte con i 36 punti da andare a tastare, e successivamente andremo a regolare lo Z-Offset sempre col fogliettino di carta, e poi comunque insomma in fase di stampa potrei andare ad aggiustarlo ancora nuovamente i baby step dello Z, in modo da avere una superficie proprio di primo layer perfetta. Eccolo qua che è partito, si va a tastare con un doppio tasto il proprio pezzo di piatto e poi se lo fa tutto. Questo è il livellamento automatico LGU. We'll be right back.
test con TPU della R1 nero e niente, abbiamo usato LGU Cura la 5.6, il profilo è quello standard fine, ho selezionato il TPU generico e sta stampando, direi con anche abbastanza un'ottima qualità, ovvio che fine è 0.12, però sono TPU sempre un po' ostico, quindi vediamo. Per la serie sfrocchiamo tutto il piatto, così facciamo anche un ulteriore test. Sto continuando a stampare TPU e appunto andrò a testare tutta l'area, quasi tutta l'area, perché sono messo in diagonale, insomma non è un piatto, non è un quadrato, però insomma sono delle striscioline che devo andare a stampare in TPU e prendono insomma la sua lunghezza. Questo è il risultato del primo test che ho svolto su TPU, veramente fatto bene, a 0.12, nessun problema, direi che il TPU viene stampato, non a grossa velocità, ma viene stampato. Ho colto l'occasione di questa recensione per provare il nuovo sistema di bobina infinita Master Spool di Azurfilm col suo Pla Classic bianco in versione refill, facilissimo da inserire, bobina sempre riutilizzabile. Vi ricordo che potete acquistare col codice CB3D10 e le loro filamenti con un 10% di sconto, sempre su tutti i filamenti non in sconto. Ultimo test, e ne approfitto mentre sto facendo questo ultimo test di prendere tutto piano, sarà anche tutta altezza, e è un vaso, niente di speciale, però insomma mi ha aiutato anche a capire quale è forse uno dei grossi difetti di questa stampante. Ma andando per ordine, cosa mi è piaciuto di questa stampante? Innanzitutto il LED, questa barra LED qua in alto, che vedete che illumina tantissimo l'ambiente in cui è, soprattutto il piatto. Calcolate che comunque io qua ho solo questa luce al momento. In più c'è un LED aggiuntivo anche sotto la testa del nozzle, quindi abbiamo due luci che ci aiutano a vedere e controllare la stampa. L'altra cosa che mi è piaciuta un bel po' è appunto la velocità che raggiunge questa stampante, quindi essendo una stampante anche di grosse dimensioni e una delle più grosse che ci sono comunque in commercio, direi che la velocità supportata, la qualità di stampa che dà questa stampante qua anche a questa velocità, non è assolutamente da non valutare, anzi. Ovvio che adesso per il primo layer ho dovuto rallentare un attimino, perché ero in configurazione stampa simile a quella che si fa appunto da USB della barchetta, che te la fa fare in 20 minuti. Ecco, per le cose un po' più grandi servirà rallentare un po' più di, cioè un po' di più, anzi molto di più, perché sono andato sotto al 59%, ho dovuto rallentare, sempre stando sul piatto grande, e sarà veramente ostico probabilmente arrivare a una perfezione totale del piatto al primo colpo. Vedete che io già qua ho qualche difettino, sono molto omogeneo, parte qualche pezzo che probabilmente dovrò andare a sistemare nel menu di livellamento, proprio in quelle sezioni qua di punti, e cercare di abbassare un po' per vedere poi di livellare al massimo. Quindi ci viene in aiuto il livellamento automatico, d'accordo, ma anche quello manuale, perché abbiamo, rispetto a tante altre stampanti di questo tipo, di questo appunto piatto grande, altre due viti, quindi abbiamo 6 rotelle per andare a sistemare quello che è appunto il livellamento manuale fatto con il foglietto. Il primo ostacolo potrebbe essere questo, salvo che voi non stampiate cose piccole, che lì allora secondo me non ve ne accorgerete nemmeno. Però se volete fare tutto piatto, ecco, dovrete avere un po' di cura per quello che è il livellamento, sia manuale e automatico, poi
andando a sistemare sì lo detto offset col baby step, però insomma ci saranno proprio certe parti da andare a sistemare manualmente nel menu di livellamento automatico. Detto questo, la stampante è fatta bene, veloce, è vero che è su ruote, quindi ok, possiamo storcere il naso su questo e forse a queste velocità si esauriranno abbastanza velocemente, però insomma ci sono i propri i tensionatori dell'asse Y e dell'asse X, e abbiamo questa mega ventola che ci aiuta a dare ancora più aria e quindi agevolare bene quello che sono le velocità alte che può raggiungere questa stampante, e poi dopo tutto quello che è il contorno di questa stampante è una cosa che magari è normale aspettarsi, perché insomma il rinforzo delle Z, il sensore di filamento e qua sono cose banali. Quello che dobbiamo forse dare un occhio è appunto la performance che raggiunge questa stampante grazie a Clipper montato appunto con la propria scheda, e di conseguenza che se siete alla ricerca di una stampante gigante, ecco, questa è già un buon punto di partenza, sapere che va a velocità abbastanza sostenute per essere così grande, perché adesso ci hanno abituato a far andare forte le stampanti piccole, però insomma vedere una stampante così grande andare così forte, ecco, adesso io sono ancora in fase di appunto 118 mm al secondo, però l'ho impostato come profilo che va fino al doppio, cioè quella Benchy va fino al doppio, va a 250, cioè al doppio sì, 250, quindi avremo una velocità molto molto maggiore, senza contare che qui è un profilo sempre su Helio Cura del 4.8 che ha delle accelerazioni e degli spostamenti molto molto veloci, quindi di base è una stampante che può arrivare. Poi dopo bisogna sempre vedere cosa bisogna andare a fare, a stampare e regolarsi di conseguenza. Come avete visto adesso qua stampa grande, rallentare i primi layer. Poi però è una stampante che stampa e che fa il suo dovere, soprattutto come ho detto ad alte velocità. Direct però non c'è la possibilità di regolare agevolmente quello che è magari la tensione della levettina del filamento, quindi magari per certi materiali in TPU bisognerebbe stare attenti, soprattutto se vogliamo aumentare un po' la velocità, però ho visto che con Elegoo 5. Non so se 6 o 7, quello che è, non la versione 4.8 che invece sto utilizzando per andare un po' più forte, il TPU con il profilo fine lo fa da Dio. Se vogliamo dire un altro difettino, forse sono tutto quello che sono i rumori che fa e delle ventole, perché quando si accendono queste più quelle dietro, ecco, sicuramente non possiamo dire che è una stampante silenziosa, però il compromesso è appunto vogliamo andare forte, quindi ci vuole aria, e per avere aria Elegoo ha scelto questo sistema. Il piatto è in pay, gigante, però molto molto efficace per quanto riguarda l'aderenza, si fa fatica a staccare il pezzo, ma poi dopo una volta raffreddato con appunto sfruttando il pay si agevola il distacco. E poi che dire, ragazzi, ecco, l'unico forse difettino è il fatto di questi cavi qua giganti, perché è molto comodo l'inserto rapido, ma poi dopo crea questo mega filo che da andare a tenere su, ecco, non l'hanno studiato molto bene, l'hanno studiata con delle fascette, però ecco, ci sono delle versioni già di raccolta cavo su printables, quindi qualcuno ci ha già disegnato su. Io l'ho piazzata con una fascetta solo, l'ha piazzata là e fine, perché se non ci mettete nulla c'è il rischio che poi vada il cavo vada dentro al vostro modello a picchiarci contro, quindi non è il massimo. Se vogliamo dire, potevano scegliere una linea un po' più dedicata per gestire questi cavi e fare una cosa molto più elegante, perché mi hanno fatto sì tutto il bel disegnino figo, no? Create, diffusor, tutte queste cose qua, però poi magari qualcosina si sono lasciati dietro, come al solito i cinesi, e questo è uno di questi. La gestione del cavo appunto che porta corrente all'hotend, ecco, discutibile, come anche la scelta di questo. Non dico che dovevano mettere per forza catene, raccogli cavo ovunque, però insomma mi sarei aspettato qualcosina di più. Per il resto però la stampante che va a bomba, e io ho abituato alla Creality CR6 Max, che ha la stessa struttura, un po' più bassa magari perché è 400, però sempre su ruote, ecco, vedere questa andare forte mi ha stupito, anche perché per andare a ridurre i tempi io nella CR6 Max ho dovuto mettere un Ugello da 0.8, quindi qua c'è uno 0.4, i tempi sono già molto competitivi, figuriamoci se andassi a mettere un Ugello
da 0,8 al display, che è magnetico e soprattutto molto comodo da trasportare, magari se avete bisogno di smanettare senza per forza di essere vicino a stampante, e poi va riposizionato lì comodamente. C'è l'essenziale, anche mentre stampa, adesso qui ci sarebbe, se si stampa con Elegoo, non si vede l'anteprima, se si stampa con Orca Slicer invece c'è anche l'anteprima del file che state stampando, però è essenziale perché abbiamo le impostazioni che per andare appunto a regolare quello che sono velocità, flusso e tutto il resto. In più abbiamo la possibilità di illuminare, non illuminare, vedere i vari dati di progresso del file e eventualmente fermare o mettere in pausa la stampa. Ho provato anche a mettere in pausa la pausa la gestisce molto bene, addirittura ti permette anche con la pausa, senza che sia proprio un cambio filamento, di fare il cambio filamento, anche perché poi spurga una volta che si riprende. Non devo aggiungere troppe parole se non lasciare appunto alle immagini. Eccomi qua, allora voglio farvi vedere effettivamente in rapporto a me quanto è grande questa stampa, ed è non è neanche al massimo delle capacità di altezza, perché ho dovuto, facendo una proporzione appunto di allargamento, a fermarmi a 450 perché altrimenti andavo fuori dal piatto, quindi non è nemmeno al massimo di quello che questa stampante invece può darvi, ma già così penso che vi sto facendo vedere che è veramente possibile realizzare svariate cose e soprattutto di grandi dimensioni. Quindi cosa state aspettando? È una stampante che l'ho fatta stampare a 200 mm al secondo, questo vaso è stato stampato a 200 mm al secondo, salvo i primi neri che ho dovuto abbassare a 120. Ho usato un profilo 0,25 di altezza layer, me l'hanno dato quelli di Elegoo perché stampano la barchettina in 0,20, e con nessuna configurazione che potevo andare a vedere ho trovato nei vari slicer la stessa tempistica, quindi me la sono fatto mandare, ho provato su vari altri modellini più piccoli ed è perfetto. Su questo, ecco, probabilmente sì, a 200 mm al secondo ci va, però c'è qualche imperfezione non visibilissima, non che ci faccia capire che ci sono buchi o che si rompe, però insomma probabilmente per stampe grandi sarà meglio forse rallentare un pochino o comunque utilizzare filamenti ad alta velocità. Però il risultato c'è, è veramente massive, è veramente importante come risultato, quindi io dico, ragazzi, se siete in cerca di una stampante gigante, questa potrebbe fare al caso vostro. Vi ricordo, 359 euro, link in descrizione. Ringrazio Jigbang appunto per avercela mandata. Jigbang è uno store europeo, in 4 giorni ve l'avete poi a casa, quindi che cosa volete di più? Andate a acquistarla. Io per questo video ho finito, io e il mio vaso ce ne andiamo e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mettete un mi piace, sennò poi mi arrabbio. Ciao.